Bentrovati, lettori della Press, siamo con questo appuntamento settimanale di martedì. Questa settimana, insomma, sono successe un sacco di cose che meriterebbero approfondimento. Ci concentriamo su due aspetti. Uno proprio di ieri, la soluzione dell'ex vice sindaco di Carpi, Simone Morelli, e dell'ex attivista Lega, Stefano Soranna. Dalle accuse di tentata diffamazione era l'ultima parte del grande inchiesta, della grande inchiesta Carpi Gate che per mesi ha occupato i giornali e che ha segnato anche la campagna elettorale scorsa a Carpi. E Morelli e Soranna vengono assolti. Morelli in particolare, l'ex vice sindaco di Carpi, era stato il simbolo, uno dei personaggi chiave dell'inchiesta Carpi Gate. Ebbene, viene assolto oggi dall'accusa di tentata diffamazione. Nei mesi scorsi era già stato assolto per il caso De Oz e esce completamente pulito da questa vicenda. Lo rimarchiamo perché il nostro giornale ha dato conto nei dettagli anche delle informative dei carabinieri, anche delle intercettazioni. Abbiamo cercato di seguire nei dettagli quella vicenda. Oggi, con altrettanto, credo, scrupolo, va dato conto di una soluzione che riabilita totalmente la figura di Simone Morelli, anche quella di Stefano Soranna, che però insomma nell'inchiesta era più marginale, e credo che sia una riabilitazione mediatica dovuta e probabilmente anche politica. Da questo punto di vista, oggi su altri giornali il sindaco di Carpi ha usato ancora parole così, ha parlato di ombre, insomma non ha concesso una riabilitazione piena al proprio ex avversario politico, forse invece la meriterebbe, anzi siamo certi che una soluzione di questo tipo, dopo si può dire, una odissea giudiziaria durata 5 anni, conclusa con una soluzione. Se assoluzione è stata per la giustizia, tecnicamente la formula è perché il fatto non costituisce reato. Bene, se per la giustizia quel fatto non costituiva reato, significa che non c'è nulla per cui Morelli debba pagare in termini ovviamente la giustizia, e in termini politici questo è tutto altro tema, ma a risvolti politici. E non né etici né morali né tantomeno giudiziari. Questo è merita riabilitazione, se vorrà poi proseguire la propria carriera politica, questo nulla lo vieta, ma soprattutto una riabilitazione umana. Questo dovevamo, è avvenuto ieri, lo abbiamo scritto, lo ribadiamo e ci tenevamo anche a darne conto in questo appuntamento con i lettori in diretta. Chiusa questa parentesi. Il grande tema della settimana appena conclusa, che ha visto anche il Festival Filosofia Modena, insomma anche eventi culturali, l'unico, a dire la verità, l'unico vero evento culturale di rilievo che annualmente ospita la provincia di Modena, però dicevo, il grande tema che ha occupato le cronache è quello della sanità. Da un lato la conferenza territoriale socio-sanitaria questa settimana ha varato con una maggioranza risicatissima, ci sono stati 20 voti favorevoli su 47, poi altri sono stati voti contrari, astensioni o sindaci che non hanno partecipato al voto. Dicevo, ha approvato la riforma dell'emergenza-urgenza. Parliamo, bisogna essere chiari, di una riforma che prevede tagli alla rete dell'emergenza urgenza nella nostra provincia. Si perdono due mezzi di soccorso avanzato, ho preso qualche appunto per essere preciso, da auto con infermieri passano a mezzi con volontari, quindi con personale non qualificato infermieristico, e scompare l'auto infermieristica di notte a Mirandola. Questi sono i tagli che vengono certificati. Poi è chiaro che questo apre soprattutto, e questo è il lato più grave, apre soprattutto alla idea che sulla emergenza e urgenza si debba risparmiare. Infatti il piano regionale prevede la sostituzione di alcuni pronto soccorso in quelle che viene definito con una sigla cacofonica CAU, che vuol dire di fatto la riduzione, no? Delle funzioni del pronto soccorso per risparmiare. Ancora questo non viene, il pronto soccorso della nostra provincia non vengono toccati da questo per ora, però insomma la strada è quella. E stupisce
che a fronte di 20, solo 20 sindaci su 47 che danno il proprio placet a questo piano presentato dall'assessore regionale alla sanità Donini, ecco, non ci siano i voti contrari dei principali, dei sindaci dei due comuni principali in mano all'opposizione, i leghisti Francesco Menani a Sassuolo e Alberto Greco a Mirandola, i due sindaci dei due comuni principali dell'opposizione, in mano all'opposizione a Modena, non hanno partecipato al voto, si sono chiamati indietro e hanno detto di fatto il voto col piano più o meno ci va bene così, non avendo partecipato al voto. È un aspetto sia politicamente che lascia interdetti, perché anche fosse solo dal punto di vista delle divergenze politiche, no? Un'occasione per puntare il dito contro una maggioranza che vara quel tipo di tagli, e soprattutto di merito, perché di merito noi assistiamo al più grande taglio certificato nella sanità della nostra provincia. Questo è quello che è stato varato nei giorni scorsi dalla conferenza territoriale sociosanitaria, in un contesto regionale di tagli alla sanità, tagli che sono dettati dall'enorme buco che la sanità regionale si porta dietro. Per quanto riguarda la provincia di Modena, l'altra notizia, che riguarda ovviamente sempre la sanità, è l'approvazione dei due bilanci di azienda ospedaliera da una parte di OSL. Bene, i due bilanci insieme fanno segnare un buco da 150 milioni di euro. Questa è la situazione della sanità nella nostra provincia. Ovviamente il primo responsabile della sanità Emiliano Romagnola, e quindi anche modenese, è la regione, che ha come prima mission senza dubbio, ecco, la gestione della sanità, e questo è un fallimento. Si va al commissariamento? Per ora no. Donini ha detto copriamo il buco con le risorse nostre, chiediamo i soldi allo Stato, bene, però questo è il quadro, un quadro che soprattutto certifica un taglio reale nel servizio sanitario offerto ai cittadini. Questo è un dato grave, crediamo. Già li ho citati i primi tagli che già vengono messi in pratica nel modenese, si aggiungeranno forse nei prossimi anni la chiusura di pronto soccorso, la costruzione di nuovi CAU, perché di questo stiamo parlando, e tutto questo si somma a una promessa fatta 4 anni fa dal governatore allora uscente, poi confermato in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che promise: riapriremo i punti nascita, il punto nascita di Pavullo. Non dimentichiamo questo, della riapertura del punto nascita di Pavullo nessuno parla più, nessuno. Non solo, quello è diventato dato in cavalleria e non si riapre, ed era un presidio fondamentale anche per la stessa sopravvivenza in termini di presenza di insediamenti, di persone, dell'Appennino. Perché è chiaro che se non si nasce in Appennino, qual è diciamo, l'attrattività che un territorio già depauperato offre? Quindi quella chiusura fu davvero emblematica, e la promessa non mantenuta resta una promessa mantenuta di cui nessuno parla più. A quella chiusura se n'è aggiunta un'altra, quella del pronto soccorso di Miranda. Anche quella doveva essere una chiusura temporanea ed è diventata improvvisamente, in silenzio, senza che nessuno in questo pendolo tra rassegnazione e vaghe dimenticanze ricorda, si è arrivati appunto alla chiusura anche del punto nascita di Mirandola, un'eccellenza anche questa che ha rappresentato appunto l'ospedale in cui molte mamme della bassa hanno da sempre deciso di far nascere i propri figli. Questa è la situazione. Peraltro, in un quadro dove, dicevamo, l'opposizione si è fatta di nebbia nei propri suoi due principali esponenti nelle istituzioni, che sono, ripetiamo, il sindaco di Mirandola Alberto Greco e il sindaco di Sassuolo Francesco Menani, che non hanno partecipato al voto, ecco, la stessa opposizione a Pavullo ha addirittura votato a favore del piano presentato a CTSS. Si dirà che quella di Pavullo non è un'opposizione di centrodestra. È vero, un civico, Vetturelli, però ha il proprio interno, ed è il motivo per cui un Camatti, ne sentiamo nel dettaglio, politica rassegnata alle proprie dimissioni, bene,
proprio perché la Lega è entrata di fatto nella compagine di maggioranza. Quindi di fatto la Lega è maggioranza a Pavullo e anche in quel caso non solo si è, non ha presentato, non si è partito, non si è il comune non ha partecipato col proprio sindaco al voto in CTSS, ma in quel caso il sindaco Venturelli ha addirittura votato a favore dicendo ma sì, ma non ci tagliano nulla per quanto riguarda il pronto soccorso di Pavullo. Sì, non tagliano nulla, ma ricordiamo che vi hanno chiuso il punto nascite promettendo di riaprirlo solennemente in campagna elettorale, presidente della regione, senza farlo. Ecco, votare sì a un piano di una regione che ha fatto questo, promettendo di riaprire senza farlo, ecco, votare sì e dare fiducia è davvero, dal punto di vista dell'opposizione, incomprensibile. Ecco, mi limito a questo aggettivo. Questo è il quadro. Oggi, ripeto, abbiamo voluto concentrarci sul quadro della sanità, che rappresenterà anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, purtroppo nei prossimi anni, un punto chiave per la politica locale e purtroppo, se questo è il trend, anche un momento di difficoltà maggiore per i cittadini che, come sappiamo, pagano tra le tasse più elevate d'Europa dal punto di vista della tassazione sul lavoro, anche e soprattutto per la sanità, e si ritrovano con un servizio pubblico sempre meno pubblico. Questo va detto, si giocherà probabilmente anche su questo la campagna elettorale, insieme al tema dei migranti, della sicurezza, ma dei rifiuti per quanto riguarda Modena, ma sicuramente il tema della sanità è un tema centrale. Ce ne occuperemo ancora, oggi era giusto fare il quadro. Ci fermiamo qui. Ringraziamo come sempre i lettori che ci seguono sul nostro giornale quotidianamente e anche coloro che perdono 10 minuti di martedì per seguirci in diretta. Ovviamente la diretta resterà per chi vuole sul canale. Buona giornata a tutti, buona serata e ci ritroviamo tra 7 giorni, più o meno sempre a quest'ora.